Raga, non vi abituate troppo a questa webcam perché probabilmente sarà l'ultima volta finalmente che la vedrete. Infatti tornerò a casa a brevissimo, raga, quindi tornerà il green screen e torneranno tutte le lucine carine dietro di me e tornerà tutta la normalità. Però adesso, dato che abbiamo sbloccato kit da veramente poco, ho deciso di farci delle challenge assurde e questa sarà una di quelle. Mi è venuto infatti in mente di fare questa challenge proprio questa mattina, ragazzi, e ho detto no, per forza ci devo fare un video. Infatti abbiamo sbloccato kit, sbloccando kit si sblocca il suo balletto fantastico che vi farò vedere in questo esatto momento. Questo è il balletto in questione, raga, guardate che spettacolo. Ma la cosa bella è che ovviamente si potrà muovere questo personaggio, si potrà muovere in questo modo. Quindi ho pensato, cosa succede se andiamo a fare tutta la partita con questo balletto? Riusciremo a vincere? Beh, l'obiettivo sarà quello, quindi puntiamo alla vittoria facendo il balletto per l'intera partita. Ovviamente prima di iniziare, come sempre, vi chiedo di mettere il codice supporta creatore Lollopollo e supportarmi come creatore nello shop di Fortnite. E quando lo fate, taggatemi su Instagram perché rispondo a tutti quanti. Adesso possiamo buttarci direttamente in partita perché il nostro kit con il suo balletto fantastico ci stanno aspettando. Ok, ci siamo, dobbiamo solamente decidere il posto dove atterrare e sinceramente non ne ho idea. Quindi decidiamo al volo, ragazzi, perché non ne ho idea. Potremmo ragazzi, non ne ho veramente idea. Possiamo partire da qua? Non lo so, non lo so. Questa casetta, partiamo da questa casetta che è molto interessante. Bene, bene, lootiamo questa casetta e poi iniziamo subito con il ballo, raga. Sono molto curioso di sapere come andrà questa partita perché secondo me potremmo anche vincere addirittura. Potremmo anche vincere, è una cosa molto plausibile. C'è un nemico sopra di me, in questa casetta dispersa nel nulla. Adesso io dico, ragazzi, ok che il gioco è, cioè la mappa è grande e tutto, però di tanti io. Perché? Perché? Perché in questa casetta c'era un nemico che è rimasto a 52 di danno che non è morto? Io dobbiamo fare un'altra partita subito. Raga, quella casetta mi ha fatto veramente rimanerci male con quell'uccisione, quindi andremo in quest'altra. Perché a me piace iniziare questa challenge un po' particolare in delle casettine e poi sviluppare la partita subito dopo. Non so per quale motivo in realtà, veramente lo faccio sempre. Non so se vedete gli altri video, praticamente vado sempre in queste casettine sperdute in mezzo al nulla e poi inizio la challenge, è fantastico. Bene, abbiamo trovato anche un pompa, dai, non ci è andata malissimo. Poteva andarci meglio, ma poteva andarci anche molto peggio, raga, fidatevi. Dato che avremo bisogno di molti materiali e dovremmo sempre fare quel cacchio di balletto, raga, che sarà molto noioso. Forse no, dai, forse sarà anche abbastanza divertente. Ma possiamo aprire la porta mentre andiamo? No, che peccato, raga, non possiamo. Vabbè, comunque, direi di iniziare subito a farci una bella corsetta verso il Borgo Bislacco. Evitiamo, per ora evitiamo. Per ora evitiamo i luoghi affollati perché dobbiamo un attimo tenere le distanze dai nemici, almeno per il momento. Nemico tipo quello lì giù che sta correndo. Bravo, continua a correre in quella direzione e non ci rompere, per favore, grazie mille. Possiamo prendere... Le bende le possiamo prendere? Sì, possiamo prendere... Possiamo aprire... No, questo non lo possiamo aprire, va bene, lo apriremo uguale, tranquilli. Riba... No, ho sbagliato ballo. No, ho sbagliato ancora. Ok, perfetto, ripartiamo, ripartiamo con il nostro motorino. Puntando alla prima posizione, raga. Se vinciamo questa partita voglio almeno 6.000 like a questo video epico. Anzi, se non l'avete ancora fatto, lasciate un bel mi piace a questo video e condividetelo con un vostro amico in questo esatto momento. E mi raccomando, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale. Poi, non so se avete fatto caso, c'è anche una bella campanellina. Se la cliccate e attivate le notifiche, vi arriveranno tutte le notifiche dei video, che è una cosa molto importante. Mi sparano. C'è un thruster. 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 Era palesemente Thruster, raga. Palesemente lui. Dopo glielo chiediamo, raga. Dopo chiamiamo Thruster e gli chiediamo, ma eri tu quello che ho appena ucciso? Dobbiamo stare molto attenti, raga. Dobbiamo stare molto attenti perché sto sentendo dei nemici qui davanti. Ci dovrebbero essere dei nemici. Io sinceramente... Eccoli. Li vedete? Eccoli qui. Quindi penso che andremo proprio via. Facciamo una cosa del genere. Ok. Ragazzi. Non è stata una... No, 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 no. Non è stata una bellissima idea fare quello che ho fatto. Andiamo via. Bene, diciamo che possiamo farci un bel giretto in safe prima di puntare ai nemici. Infatti abbiamo fatto già la prima kill, quindi stiamo già a posto. Cioè la challenge per me può anche finire qui perché abbiamo fatto la kill. Ma se vinciamo la partita, raga, esplode tutto. Andiamo avanti per la nostra partita, raga, sperando di incontrare qualche altro nemico un po' nabbo, tipo dei mini thruster, non lo so, qualcosa del genere. Lì giù vedo del loot, ma non penso ci interessi al momento. Il fight lì continua, molto impegnativo. Ok, ma noi andremo avanti in questo modo.
Però a un certo punto arriva anche il bisogno di costruire, quindi il balletto purtroppo deve smettere ogni tanto, ma ricomincerà subito, tranquilli. Ecco, se vi era mancato, è ricominciato. Eh no, è rismesso. Ok, cacchio. Oh, ok, ci siamo. Pompa verde, piccoli upgrade, raga. Vediamo se nella cassa troviamo una mitraglietta che va bene. Dai, ci fa comodo, ci fa comodo. Prendiamo anche gli scudini. Facciamoci subito gli scudini e poi riprendiamo le bende, forse. Sì, prendiamo le bende, lasciamo questo coso totalmente inutile. E riprendiamo il ballo verso l'autorità, vi direi. Verso l'autorità, sì, sì, sì. Attenzione, sento ancora spari, raga, a destra. Non so se ci conviene andare. Non vado, fatemi sapere nei commenti che cosa avreste fatto al posto mio. Io non vado. Poi se voi sareste andati fatemelo sapere qui sotto. Preferisco andarmi a provare ad uccidere lo squalo, ma non so se ho abbastanza colpi. Non ne ho idea, vediamo quanta vita ha. Ce l'ha tutta la vita, vabbè, proviamo. Proviamo ad ucciderlo comunque. Va bene. Oh, perché è tutto così viola, ragazzi, questo squalo? Non è un viola normale, raga. Non so se lo vedete anche voi. È tipo indemoniato. Guardatelo. Raga, no, no, no. Dobbiamo uccidere questo squalo e vedere che cosa ci dà. Dobbiamo ucciderlo per forza. No, ci sparano. Ok, ci ha dato una semplice arma viola, in realtà. Va bene, lo accetto. Dobbiamo fightare già con il secondo nemico. Ma io volevo soltanto uccidere lo squalo. Oh, raga, quasi. Potremmo addirittura ucciderlo. Dai, raga, che ce la facciamo, secondo me. No, lagga. No, ha laggato tantissimo. Non ci credo. Non ci credo, siamo arrivati ai trentesimi. Ma che cosa stavo... Non ci... Ha laggato un botto. O ho laggato io, probabilmente, che è molto più probabile, dato che ho una connessione un po' morente al momento. Ma non ci voglio credere, siamo arrivati ai trentesimi, stavamo facendo la partita perfetta, per pochissimo. Direi di provare l'ultima partita e vedere se va meglio delle altre due. Rimanete lì, mi raccomando. Ok, se per le prime due partite abbiamo scelto dei luoghi totalmente isolati, questa volta penso che sceglieremo un luogo abbastanza affollato per fare questa sfida. No, ovviamente scherzo, non scegliere mai un luogo affollato io perché sono così forte. Ok, dai, facciamo una via di mezzo. Non è affollatissimo, ma è comunque fatto... No, non è vero, vado al distributore perché è molto più tranquillo. Se trovo gente anche qui io me ne vado. Me ne vado. Non c'è gente, quindi non me ne vado. Beh, un'ottima notizia per voi. Ok, 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 ok. Può essere la partita giusta? Secondo me no. Secondo me no, ve lo dico subito. Secondo me no, ma dai, diamogli qualche possibilità. Perché comunque è appena iniziata. Dai, diamogli qualche possibilità a questa partita. Ok, ok, ok. Scudone, scudini e cavoli vari. Li abbiamo presi, ce li siamo fatti. Il problema è che abbiamo un fucile da caccia e un fucile a pompa. Non so quanto sia utile al momento senza un fucile d'assalto o una mitraglietta addirittura. Mi basterebbe anche quella. Ecco il fucile d'assalto. Se ci vuoi dare anche la mitraglietta in questa cassa, l'accetto. No, va bene, c'eri quasi, gioco, c'eri quasi. Apprezzo lo sforzo che stai facendo per darmi queste armi leggermente potenti. Oh, ma c'è una cassa, va bene. Perfetto, altra cassetta che ci dà un'altra pistoletta. Strano, non l'avrei mai detto. Un fungo e una pannocchia, perché lasciarli proprio lì? Va bene, li lasciamo lì. Ok, può iniziare la sfida numero 3, ragazzi. Ho disegnato un pesce, probabilmente. Va bene, va bene, va bene. Avete mai visto un gatto sopra un robot che fa finta di essere una moto attraversare un ponte su Fortnite? Beh, se non l'avete mai fatto, adesso lo potete dire di aver visto questa cosa molto emozionante. Wow. Ok, sento anche dei nemici, ma noi ricordiamo che dobbiamo fare il balletto, ricordiamolo, perché, raga, non si sa mai. Ce ne dovessimo scordare tante volte, almeno lo ricordiamo. Ecco qua la mitraglietta che però lascerei quasi quasi. Dobbiamo assolutamente trovare un nemico perché voglio fare una kill anche in questa partita. Almeno una la voglio fare, almeno una, dai. Almeno una kill, gioco, per favore. Non essere così cattivo con me. Sto girando sopra una moto da mezz'ora per vincere una partita.
Ok, dobbiamo assolutamente trovare nemici perché la situazione è molto noiosa. Che cos'è questa cosa che... Perché... Ah, ok, è una moneta. Ho detto, ma che è? Una nuova arma, una nuova roba. Invece no, è un aratro, va bene. Qui a Fattoria Frenetica sicuramente troveremo un nemico. Che cos'è quel coso che vola degli predoni? Oddio, oddio, no, 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 no. Lasciamoli stare quelli, ragazzi. Non sono i miei giocatori di Fortnite preferiti, quei cosi. Li odio con tutto il mio cuore, sinceramente. Ok, la partita sta procedendo abbastanza bene. Questa mitraglietta blu mi piace un sacco. Ok, la prendiamo anche. Perché l'abbiamo ricaricata che stava a terra? Non lo so. Come si rifà il balletto? Così, perfetto. Ok, siamo arrivati a Fattoria Frenetica, ma non c'è assolutamente nessuno. Ma che cos'è questa povertà? Ragazzi, nemici, dove? Ma non avete neanche lootato. Ma perché io quando atterro a Fattoria Frenetica è pieno di nemici e adesso non ci sono atterrato e vuota? Che cosa? Ma perché? Ma questo gioco mi prende in giro ogni volta sempre di più, raga. È incredibile. Ok, bene, bene. Comunque, raga, non so quando state vedendo questo video, ma domani sera c'è la live. Cioè, se lo state vedendo il giorno in cui esce, sappiate che domani sera c'è la live, raga. Finalmente torniamo con le live. Oh, un'altra mitraglietta blu adesso ce ne dà infinite. Ma come funziona? Gioco, ma che fai? Bene, dobbiamo andare in safe, però. Chissà se viene meglio questa o quella di prima di partita. Sono molto curioso. Oh, eccoli, gli amici nostri. Guardateli che carini questi predoni. Oh, forse non dovevo fare quello che ho fatto, vero? Beh, penso proprio di no. Adesso questi ci inseguiranno all'infinito. Andiamo in safe molto tranquillamente. Tanto i predoni sono predoni. Che ci frega a noi dei predoni. Ok, eccoci qui. Oh, no, 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 no. Chi è che... Perché ci hanno sparato con il cecchino, ragazzi? Stavamo facendo un innocuo balletto, no? Ricordiamo a questa bananita chi siamo. Perché non... Tante volte se ne fosse dimenticata. Che qui sta parlando con il king dei polli. Perfetto. È uccisa la banana. Dai e là, raga. Ce l'abbiamo fatta. Aveva anche un loot pazzesco questo. Ma guardalo qua. Che loot aveva. Io stavo con una caracchetta bianca. Lì un fucile a pompa bianco. Facciamo così. Vai. Mamma mia che ansia, raga. Che ansia. Sto sudando tantissimo per questa partita. Perché veramente è difficilissimo giocare in questo modo. Oh no, i predoni. Sento musica da predone. Via via via. Corro un attimo a piede. No, 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 li sento troppo vicini per i miei gusti, raga. Troppo vicini sono. Sono troppo... Eccoli. No, perché ce l'hanno con me questi? Guardate quanti. Mamma mia. Mamma mia, li ammazzo tutti, raga. No, 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 no. Ovviamente scherzo, ovviamente scherzo. Oh, un lanciarazzi. Ma no, 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 fermi. Oh, ragazzi, questi ci fanno fuori. Non voglio... se muoio dai predoni, raga, me ne vado. Raga, non posso morire da questi cosi. Ok, li abbiamo fatti tutti, penso, sì. Raga, ma che armi hanno questi cosi? Sono assurdi. Sono assurdi. Non hanno senso di esistere. Non hanno senso di esistere. Veramente, non hanno minimamente senso. Ma avete visto in quanti sono e che armi hanno? Ma io non posso da solo... Cioè, in realtà l'ho fatto. Però non posso, raga. È difficilissimo. Tutto è bene quel che finisce bene. Comunque le abbiamo uccisi e a noi va bene così. Andiamo avanti con il nostro ballo per tutta la partita. Ok, ok. Chissà come finirà questa partita. Vi dico che già sta andando meglio dell'altra. Perché prima siamo arrivati ai trentesimi, adesso già siamo in 22. Quindi 22esima posizione per questa partita. Chissà come andrà a finire. Magari una posizione 1, non lo so. Ok. Quando ci avviciniamo all'autorità di solito succede sempre il devasto. Quindi spero stavolta non succeda. Perché, beh, potrebbe finire molto male se troviamo dei nemici qui. Perché la safe si sta chiudendo. Dalle nostre spalle potrebbe arrivare chiunque in realtà in questo momento. Ho paura, e ho molta paura. In realtà abbiamo un loot che alla fine è proprio basilare ma bello, raga. Vi dico che c'è un pompa blu, un bel lanciarazzo e un bel fucile. Oh, nemico, vediamo finché ci vede. Ok, poi costruiamo giustamente. E... Ok, ha un cecchino probabilmente. Oh, l'abbiamo sciolto, ragazzi. Dobbiamo andare per forza. Raga, vi faccio vedere come si gioca questo gioco. Volete vederlo? Volete vederlo? Lo so che volete vederlo, dai. Ok, forse non si gioca così, ragazzi. Scusate, mi dissocio. Non imparate mai da me. Ok, magari non...
Ragazzi, io non volevo, non volevo fare quello che ho fatto. Però vi dico che in questo momento io me ne vado. Me ne vado. Scusate, non in, vado via. Questo video è finito qui, raga. Ci vediamo domani con un nuovissimo video, una nuovissima live. Un saluto a LOL e grazie per la visione. Grazie a tutti, raga. Purtroppo c'è andata così oggi.